Ladies and gentlemen, benvenuti nell'ultimo scontro regolare di questa edizione di scontri mitologici cronache di Idromele e Ambrosia. Questo è l'ultimo scontro uno contro uno fra una divinità norrena e una divinità greca, in attesa del prossimo video in cui ci saranno i due scontri speciali fra bestie, il tag team e lo scontro fra cavalli. Quindi questo è l'ultimo scontro regolare di scontri mitologici, poi prossima settimana ci sarà lo scontro speciale e la settimana successiva decreteremo il vincitore in video, ragazzi, e magari commenteremo anche la stagione in live. Quindi preparatevi perché diamo un finale col botto a questa edizione di scontri mitologici. Ma pensiamo ad oggi, pensiamo a questo video, ultimo scontro regolare dopo il 10-8 per il team Ambrosia, che comunque è ancora un risultato decisamente aperto. Ragazzi, prepariamoci. Oggi vedremo affrontarsi per il team Idromele la dea dell'oltretomba, figlia di Loki e Angerboda, Hel, e per il team Ambrosia niente poco di meno che il signore dei mari, Poseidone. Bando alle ciance e get ready for the next battle! Ricordandovi come sempre che in questi scontri entrambi i contendenti sono al massimo del loro potenziale e combattono in un campo aperto e neutro che permette a entrambi il massimo utilizzo possibile dei loro poteri, cominciamo a parlare dei pro e dei contro di Hel, dea dell'oltretomba del mito norreno. Una veterana in realtà di scontri mitologici, così come lo è in realtà Poseidone, erano entrambi presenti nella prima edizione di scontri. Hel è la dea dell'oltretomba del Pantheon norreno e in quanto tale ha due poteri principali, anzi 2/3. Il primo è ovvio, essendo la custode delle anime dell'oltretomba, dove vanno a finire poi tra l'altro le anime di chi muore nell'infamia o anche senza onore, cioè che non muore in battaglia, è al suo comando tutto l'esercito delle anime di Helheim, il suo regno, il suo dominio. Inoltre, un altro dei suoi poteri principali deriva dalla sua particolarissima fisiologia. Hel, per chi non se lo ricordasse, è una dea da metà corpo vivo e metà corpo morto, putrescente, probabilmente una dea della natura che incarna sia la vita che la morte. Quindi ovunque vada Hel emana un'aura di malattia e morte che contagia chiunque è nelle vicinanze. Ci sono leggende di Hel che porta la peste agitando una scopa. Ecco che diamo il primo potere, un'aura di malattia che può indebolire l'avversario. Però essendo in origine probabilmente una dea della natura con metà corpo bello vivo e florido, le diamo anche una moderata dose di poteri curativi legati al suo essere una dea anche della vita. Inoltre è figlia di Loki e Angerboda, è una Jotun puro sangue, perché una Jotun puro sangue ha una buona prestanza fisica che però è macchiata dalla sua particolare forma, dalla sua particolarissima fisiologia, ma ci torneremo tra un po', e soprattutto è figlia di due dei più potenti praticanti di magia che esistano nel mondo norreno. E per quanto non c'è mai dato sapere a che livello sia il potere e la conoscenza magica di Hel, possiamo presumere che un bel po' di magie le conosca anche lei. Come compagni animali, inoltre, qui aggiungiamo Garmer, il segugio infernale dell'oltretomba norreno, che non viene mai descritto in altro modo se non come un gigantesco lupo o cagnone che sta lì alla guardia dei cancelli di Hel, e Helhest, che è il cavallo di Hel, un cavallo zoppo a tre zampe, che si dice, la leggenda dice, ovunque passi lascia queste sue impronte strane perché gli manca una zampa, e ovunque passi Helhest c'è la morte e la malattia. I contro, tuttavia, sono molto evidenti per quanto riguarda Hel. Non c'è nessuna storia che la vede combattere, mai, mai in alcun modo. Non è una guerriera, neanche da lontano, è una regina, certo, per carità, ma non è una guerriera, e la sua fisiologia molto particolare la penalizza tanto, tantissimo. Metà del suo corpo è morto, è decadente, è ossa e carne putrescente.
il suo fisico è probabilmente uno dei più deboli che possiamo trovare in questo torneo. Compensa con tanti poteri alternativi, ma dal punto di vista della forza bruta forse è quella meno forte in assoluto nel torneo. Inoltre, Hel è distaccata dal mondo, e anche se è la signora delle anime dell'oltretomba, nella battaglia finale non sarà lei a condurle, sarà il padre a condurre le anime dei dannati nel Ragnarok, e di Hel non sappiamo nulla, scompare a un certo punto, non sappiamo come, perché, e possiamo presumere che essendo la morte è distaccata dalle facezie tipo le battaglie fra dei, e questo è un ulteriore malus perché potrebbe affrontare una battaglia con la sbagliata forma mentis, non con quella giusta. Questo finisce il ritratto di una dea che potrebbe essere molto pericolosa, ma che con il suo essere distaccata da tutto e tutti potrebbe autoinfliggersi un malus abbastanza prepotente. Prima di andare avanti con lo scontro, ragazzi, momento spottone. Vi ricordo che ho scritto due libri, Il destino di Loki e Il dovere di Hade. Trovate in descrizione il link per recuperarli su Amazon in formato cartaceo e Kindle. Trovate anche i link per tutte quante le mie pagine social, rimanere aggiornati sulle uscite, le news e le mie svarionate sui social. Tutte le pagine in cui donare dei soldi alla pagina, fra Patreon, PayPal, list desideri Amazon, abbonarvi al canale, eccetera eccetera, lo store delle magliette del canale, lo store di Pamplin, col codice sconto Grimit avete diritto a un paio di calzi in omaggio, a 20% di cashback su ogni vostro acquisto che farete su questo sito, e inoltre trovate la pagina di Iri del Mondo in Contatto, una pagina di servizi su commissione gestita da me, dal Pumpkin Queen e dal team di esperti. Se avete bisogno di aiuto nello scrivere un racconto con elementi di world building, con illustrazioni o con la gestione delle vostre pagine social, contattateci. Detto questo, possiamo andare avanti. Terminato di esporre tutti quanti i pro e i contro di Hel, adesso parliamo di Poseidone, ultimo contendente divino del team Ambrosia, fratello di Zeus e Hades, figlio di Crono, signore dei mari. Poseidone è una vera e propria minaccia. Essendo un Olimpio, anche lui è dotato della peculiarissima fisiologia olimpica, non invecchia mai, è sempre al picco della sua potenza fisica ed è dotato di tutti quanti quei poteri magici che hanno tutti gli Olimpi, che gli permettono di influenzare la realtà a livelli medio-alti, cambiare forma, cambiare aspetto, lanciare maledizioni, incantesimi molto utili anche in battaglia. Poseidone inoltre è uno della triade olimpica, insieme a Zeus e Hade sono i più potenti, i signori che si sono divisi il cosmo, e Poseidone soprattutto è forse secondo solo a Zeus, e neanche Zeus tende troppo a rompergli le scatole, perché Poseidone è bello irruento ed è bello incazzoso. Inoltre ha dei domini che sono veramente devastanti. Poseidone è il signore di tutte le acque, non del mare, perché essere il dio del mare in Grecia significa comandare tutte le fonti d'acqua, tutti gli spiriti delle fonti d'acqua minori sono tecnicamente asserviti a Poseidone. Con il suo tridente forgiato dai ciclopi, arma potentissima, Poseidone controlla tutte le acque. Inoltre è anche il dio originario dei venti e delle tempeste in mare, prima che Eolo gli soffiasse un po' il dominio e il resto andasse a Zeus in quanto signore dei cieli, ma un controllo sui venti in mare Poseidone ce l'ha, ed è molto geloso di questo controllo effettivamente, ed è inoltre il dio Enosigeo, lo scuoti terra. Poseidone provoca i terremoti, è Barba Bianca, ragazzi! Come se non bastasse, come se non bastasse il fatto che una delle tre armi più potenti del Pantheon greco è tra le sue mani, Poseidone ha anche il controllo assoluto, per l'appunto, sugli spiriti delle acque e su tutti gli animali che sono sotto la sua protezione, quindi gli animali marini, ma soprattutto gli ippocampi che fanno parte del suo carro e dei cavalli che sono suoi figli a tutti gli effetti. Di punti deboli di Poseidone ce ne sono, e sono tanto peculiari quanto sono quelli di Hel. Poseidone è incazzoso. È iracondo, tende spesso a cambiare idea, essere volubile, così come è il mare d'altronde, quindi si arrabbia facilmente, ma la sua ira può essere decisamente devastante. Tuttavia Poseidone è uno dei pochi Olimpi che, pur avendo un seggio sull'Olimpo,
non va mai sull'Olimpo. Poseidone è per il 70% del tempo distaccato da quello che succede agli altri dei. Lui sta sott'acqua nel suo palazzo sottomarino e lì sta tranquillo. Quando gli vai a rompere le scatole, prova a sovvertire l'Olimpo aizzato dalla sorella Era, per dirvene una. Quindi anche lui è un dio bello distaccato dalla realtà. Ergo, passando all'analisi del combattimento, avendo ultimato di analizzare Poseidone, abbiamo due dei che annullano a vicenda il loro punto debole. Se sono qui a combattere, vuol dire che a un certo punto non possono dire vabbè, non me ne frega un ca, prendono e se ne vanno. Togliamolo questo malus e quindi rimangono gli altri, le altre caratteristiche principali. Ed è uno scontro davvero pesante questo. El ha un esercito di anime dei morti, ha un compagno animale bello prestante, un altro che la aiuta a muoversi probabilmente con maggiore agilità sul campo di battaglia, ma che di contro non ha nessun vantaggio specifico in battaglia. Elhest è solo la cavalcatura di El, non ha nessun potere specifico. E ha dalla sua parte una serie di magie che le permettono di allungare la propria permanenza sul campo di battaglia con magie curative e allo stesso tempo di cercare di indebolire Poseidone dall'altra parte con la sua aura di malattia. Ma Poseidone è Poseidone, è un carro armato terrificante, è temuto da buona parte degli altri suoi fratelli e nipoti, cugini e tutto il resto, è veramente una macchina da guerra. È uno degli dei più attivi dal punto di vista dei combattimenti. Sappiamo che ha combattuto contro i giganti, contro i titani, che continua a inabissare isole. Atlantide è il massimo esempio di quanto distruttiva possa essere l'ira di Poseidone. Ha provato a sovvertire l'Olimpo e ce l'ha quasi fatta, effettivamente. Forse potremmo non contare sull'assoluta fedeltà di tutti gli spiriti delle acque, però questa è una battaglia uno contro un dio straniero, tra molte virgolette. L'unica volta in cui Poseidone viene tradito è da Teti, quando questa libera Zeus dopo il tentato colpo di stato ad opera di Era e Poseidone anche. Quindi togliamo la possibilità di essere tradito da uno spirito delle acque. Poseidone può scaraventare contro l'armata di El, la sua armata di oceanine, spiriti fluviali, animali acquatici, cavalli, ippocampi, un intero oceano contro terremoti, venti. E se ciò non bastasse, se questo permettesse a Poseidone di avvicinarsi abbastanza ad El per sferrarle un singolo colpo, protetto dalla sua fisiologia divina e protetto dalla sua magia, neanche l'aura di morte riuscirebbe in qualche modo a indebolire così tanto velocemente Poseidone. Un unico colpo di grazia. Poseidone è un'onda di maremoto. Non ce lo vedo proprio neanche a combattere contro El. La sommerge. Mi dispiace per El, mi dispiace perché è potenzialmente molto possente in battaglia, ma Poseidone è decisamente capace di scaraventare contro l'armata dei morti, qualcosa che per una volta può eguagliarla e forse anche superarla, perché non avendo le anime dei morti nessuna abilità particolare ed essendo El così debole dal punto di vista fisico, ovviamente la vittoria di questo scontro va a Poseidone, che la supera sotto quasi ogni punto di vista. E così fa in realtà la compagine greca, perché con questo risultato il team Ambrosia arriva a 12 punti contro 8 punti del team norreno. E a questo punto per la compagine norrena il risultato ormai è decretato, temo, perché se ho fatto bene i conti, la matematica potrebbe aver già decretato il suo vincitore, visto che ne mancano solo altri due scontri che doneranno un solo punto alla compagine vincitrice e in più manca il voto popolare, quindi se fate un po' la matematica forse avrete capito a che punto del torneo siamo, ma noi continueremo. Manca ancora lo scontro fra bestie con il tag team e manca l'ultimo voto, quello del vostro giudizio popolare, che anche in questo video potrete esprimere trovando il link in descrizione nel primo commento di questo video al sondaggio in cui potete decidere se questo scontro lo vince Poseidone, essendo d'accordo con me, o El, se siete in disaccordo con la mia opinione. Fatemi sapere la vostra.
vostra nei commenti, sempre in maniera civile, fate quello che volete, come al solito, siete stati bravi quest'anno, io lo dico. Con questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo settimana prossima con l'ultima serie di scontri di questo Scontri Mitologici, il tag team Ferrio Ormungander contro Pitone e Cerbero e lo scontro fra cavalli, Sleipnir contro Pegaso, per decretare gli ultimi punti da assegnare al team Idromele o al team Ambrosia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, buonanotte e buone botte per la penultima volta.